Allora, dove si gira? Aspetta, aspetta. Dai, dai, che vediamo se funziona. Ok. Prendi, vediamo cosa si vede. Aspetta che io non vedo nulla. Ah, ragazzi, sto facendo una sessione di addestramento pratica con Obi e non ho idea di quello che succederà. Adesso gli chiedo i giochi, quelli con i nome. Gli chiedo questo qui, però ne tiro un po'. Vediamo cosa fa, se risponde. Non ha tantissima voglia di lavorare. Obi, prendi Jay. Jay, prendi Jay. Jay, bravo! Hai preso Jay, ma che bravo! Ma molto bravo! Dai, proviamone ancora un altro. Oh, ti chiedo una roba stranissima. Gli chiedo questo qui. Obi, prendi. Guardami. Prendi melon. Melon. Prendi melon. Melon. Hai preso melon? Ma che bravo! Ma bravo, patatino! Bravissimo! Molto bravo, bravo bambino. Aspetta che facciamo una cosa strana, eh? Uccio, prendi uccio. Uccio, bravo! Hai preso uccio. Molto bravo, ne cerchiamo ancora? Guarda, guarda, guarda. Obi, prendi gallo. Prendi gallo. Sei pronto? Gallo. Gallo. Ah, sbagliato! No, quello lì è Gabbo! Hai preso quello toppato! Sei un pistola! Sei un pistola! Ok, Obi, prendi. Aspetta, che ne cerchiamo uno difficile! Uno difficile ne cerchiamo! Bisonte! Prendi bisonte! Sei pronto? No, 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 sei già stanco! Vai! Prendi bisonte! Bisonte! Ah, quello lì è blu! Bisonte! Bravo! Hai preso bisonte! Ma sei stato molto bravo! Ma bravissimo! Adesso vi faccio vedere cosa faccio. Bisonte, bravissimo! Ma che sei un cagnolino bravo! Sei andato al posto. Non ti ha visto nessuno, però vado a premiarlo, ragazzi. Dai, andiamo, andiamo al posto. Molto bravo. Bravissimo. Entro. Bravo. Ok. Bravo, bravo, bravo. Allora, torno un secondo da voi e ne approfitto per fare pausa con Obi. Eccomi. Non so se siete riusciti a capire qualcosa di quello che ho fatto, ma mentre lavoravo con lui ne ho approfittato, visto che mi ascoltava, per farvi vedere come si fa una sessione di riconoscimento oggetti. Ora salgo nella chat, lui è sul tavolo in questo momento, però fa parte dell'addestramento, quindi no, non leccare il cellulare, hai cambiato filtro. Che schifo. Allora, cerco di leggere i commenti. Ciao Trufolo, fra un po' torniamo a casa, alle 5:30 abbiamo un appuntamento, eh? Ma quindi va bene portarci così tanto? Parlarci? A me dicevano di parlare pochissimo. Dipende il tipo di addestramento che stai facendo, questo è apprendimento sociale e cosa c'è di più sociale della voce? E questo è un apprendimento costruito appositamente con questo tipo di interazione. Sembra banale, in realtà è molto molto tecnico. Che razza è? Obi è un Kelpie, sei bravissimo, no, in realtà è bravo lui. E adesso, visto che Obi ha ancora voglia di lavorare, nonostante sia qui sopra il tavolo, e non sto scherzando, ora vi giro la telecamera, lo vedete che è sopra il tavolo, praticamente sta camminando sul mio Mac, nel vero senso della parola! Ah, brutto cagnaccio peloso, sei un brutto cagnaccio peloso. Faccio una piccola sessione di medical training, cerco di posizionare il cellulare in modo che lo possiate vedere e un istante e sono da voi. Io non ho la possibilità di vedere i vostri commenti perché mi allontano dal cellulare.
Allora, Obi, adesso dobbiamo lavorare. Ah, sì, che lavoriamo. Quindi, medical training, l'attrezzatura è qua. E lui scappa, oh mio Dio, la siringa. E vediamo come fare ad abituare il cane. Prendi, allora lui è andato a chiedere di giocare, prendi Dino. Dino, dai, cerca Dino, io lo vedo, dov'è Dino? Dino. Obi, ti sei distratto. Dino, ti ho chiesto Dino. Dino. Sta sbagliando, ragazzi. Forza, Obi. Dino. Dov'è Dino? Scusate se vi faccio venire il mal di mare, ma devo proprio liberare tutto qua. Forza. Ok. Dov'è Dino? Non lo trovi? No. Ma no, quello lì è Moebius, hai sbagliato. Io voglio Dino. Quello è Gallo. Stai sbagliando, Obi. Allora, vi faccio venire il mal di mare ancora per un istante, perché cambiamo cavalletto, ragazzi. Ok. Cambiamo anche la visualizzazione. Ok. Allora, cerco di farvi vedere cosa succede. Io ho addestrato, è una parola grossa, abituato, ecco, Obi a salire su questo tavolo a comando, perché i veterinari visitano su un tavolo, quindi io a comando gliel'ho chiesto, come faccio a evitare che salga quando vuole lui? Siete tutti storti, chiedo scusa, semplicemente mettendo un segnale molto chiaro. Il mio segnale è questa sedia, non so se la vedete, girata al contrario. Quando la sedia è così, vuol dire che gli è permesso salire, fa parte del training. Oggi giocherò un po' con la siringona gigante che avete visto, perché gli è stato fatto il prelievo settimana scorsa, non stava bene e non l'ha apprezzato. Quindi lavoriamo con le siringhe oggi, ovviamente senza. Chiedo al cane di salire sul tavolo. Mi faccio un po' di spazio. Obi, sali. Dai, su. Dai, vieni, ciuppellino. Dai, dai. Ok, dai, ti aiuto di più. Dai, forza, sali. Ok. Bravo. Ok. Ci ha messo un sacco perché io ho già la siringa in mano. Quanto gli piace? Zero. Cosa faccio? Warm up, quindi gli ricordo le regole, mi faccio vedere mentre preparo il cibo, quindi io gli sto promettendo quella che sarà la paga per il lavoro di oggi. Questa mano è piena di cibo, questa mano è vuota, questa è la mano target e questa è la mano che sposta il muso del cane. Come vedete funziona alla grande. Ok, mano target. In posizione, bravo, pago il cane. Lui sta fissando la mano con il cibo, mi sposto un filo più in là, vieni, che mi vedono meglio, ok. Così vedete tutti i movimenti che faccio. Seduto bene, per favore, grazie. Preparo la mano target e voglio che lui ci vada. Sto lavorando in stimolo, bravo. Ho eliminato la mano. Ma il suo mento è appoggiato alla mia mano. Bravissimo. Molto bravo. Questo è il warm up. Gli ho ricordato quello che stiamo per fare. Adesso elimino il cibo. Gli faccio vedere che la mano è vuota. E compare l'attrezzo del terrore. Quando lo premio? Quando lui mi dà una risposta premiabile. Bravo. Qual è la risposta premiabile? Non fare nulla. Non lo sto toccando perché è il mio obiettivo finale, quindi dovrò lentamente abituarlo a farsi toccare. Già il fatto di restare fermo con un siringone di questa dimensione. Mano target, lui si è distratto, vede il traffico dietro di me. Stiamo lavorando, patatino. No, non voglio la zampa. Ok, bravo. Lui chiede pausa e io gli do pausa. Finito. Scendi. Dai, vieni giù.
Dai, scendi bene e giochiamo. Giochiamo. Dai, portami un gioco. Giochiamo. Così intanto leggo i vostri messaggi, se ne avete alcuni. È stato magico vedervi comunicare comunque, soprattutto quando lo insulto, ragazzi. Il mio cocker di 6 mesi riconosce i nomi dei giochi, ma anziché riportarmeli, li tocca solo con la zampa. Il riporto lo puoi insegnare. La parte difficile è il riconoscimento. Posso chiederti cosa ne pensi del Beagle come cane da compagnia, non da caccia? Come cane da caccia? Yes. Come cane da compagnia estremamente attiva? Yes. E come cane da compagnia, se basta, andrei su una razza più predisposta. Come fargli capire di portarmeli? Aiuto. Allora, ha chiesto aiuto e a questo io rispondo sempre. Qual è il problema, Obi? Non ho capito. Qual è aiuto? Non sai dove è il gioco? Ah, sta andando. Dai, prendi un gioco. Per lui gioco significa qualunque cosa che non abbia un nome. Aspetta che... No, quello lì è anello, hai sbagliato. Dov'è un gioco? Cerca un gioco. Dov'è? No, hai toppato. Quello lì è anello. È anello? Dai, prendi la treccia. Dov'è la treccia? Treccia? Quello lì è blu. Sta andando in casino, ragazzi. Adesso lo aiuto un po' di più, se no... Dai, sali, Obi. Bravissimo. Ok, benvenuto alla seconda sessione di Siamo dal veterinario. Torno fra un attimo da voi perché ho ancora pochi minuti di sua attenzione. Ho invertito la posizione perché, ottimo consiglio, quando fate del training col cane, cambiate sempre qualcosa da una sessione all'altra. In questo caso, giocavo di lì, giocavo. Lavoravo di lì, ora lavoro di qua. Mano target, la mano opposta a prima. Quindi... La presento, bravo! Ma sei uno splendore, molto bravo! Beh, vediamo cosa offre il convento. Con molta, molta calma gli do del cibo. Ci ho messo tanto appositamente. Ok, mano target, vedo se è... No, non gli va di presentarmi il target, ma io questo giro andrò un pochettino più avanti. Quindi gli chiedo di stare immobile. Non so se vedete la mia seconda mano, è vuota. Aspetta che... Ok. E intanto io con l'altra mano, questa, lo tocco. Lui si è girato, io mi fermo, lo tocco, è rimasto fermo e io lo premio. Questa mano è vuota e fa da target. Io lo sto toccando, si è girato e io mi fermo. Lui si sposta e io mi fermo. Lo tocco qui sotto, che mi vede meglio, me lo fa fare, bravo, e lo premio. Mano target vuota, oggetto in movimento, non si è mosso, bravo, ma sei proprio un bravo patatino. E riparto, mano target, e lo sto toccando con la siringa. Purtroppo non vedete bene perché, ecco sì, ora lo vedete. Bravissimo, se lui non... va in evitamento o non mi chiede di fermarmi, io posso proseguire e lui riceve un premio. Sei pronto? Bravissimo. Ok, sei stato tanto bravo. Finito. Molto bravo. Sei stato davvero tanto bravo, Obi. Bravissimo. Esci da questo corpo. Dai, vai a prendere un gioco. Su, scendi. No, non di qui. Pazzo scatenato. Si è lanciato dal tavolo ed è tornato sul tavolo. Colpa mia perché la sedia è ancora in posizione, ora la spostiamo. Dai, scendi, su, finito. Se ne vada, mi deve pagare la parcella, su, per la visita. Allora, chiedo scusa per il mal di mare, ma per qualche minuto sarò qui con voi. E con Obi molto vicino perché non ne ha per le scatole di scendere dal tavolo. Allora... sto tornando in su con i messaggi. Obi ha veramente una lingua prensile. Posso chiederti cosa ne pensi del Beagle? L'ho già detto. Come fai a fargli capire di portarmeli? Bisogna costruire
un riporto. Adesso non posso fartelo fare con lui perché questa era una sessione di training reale, non fatta a tutorial. Magari ti farò un filmato per farvi vedere uno dei trucchi che potete usare. Quando io lavoro seriamente col cane ho sempre un obiettivo didattico e non esco da quella linea perché confonderei il cane. Madonna, il mio cane non mi ascolta. Bah, me ne manca obbia. C'è proprio anarchia totale. È il meno obbediente di tutti i cani che abbia mai avuto in tutta la mia vita. Lo amo la follia, però è un surfista. Cioè, lui lavora quando c'ha voglia. Cioè, mai. Mai. Buonasera, una cucciola da 5 mesi di Beagle abbaia quando vede altri cani. Come faccio? Chiedi a un istruttore cinofilo. Per aiutarti in una socializzazione un po' corretta, magari li chiama per giocare, magari li vuole tenere lontano, però io senza vedere il cane come si muove, come fa, faccio fatica a darti un buon consiglio. E magari convinta che il cane ha buone intenzioni ti dico no, vai nel prato XY con i cani amici e scatta il rissone, capisci che è una domanda semplice, è complesso dare la risposta online. No, aspetta, come ti ha chiesto pausa, ha staccato l'attenzione da me. È una questione nuovamente di comunicazione, ragazzi. Cosa ne penso del bovaro del Bernese? Enormi e carini, non è il cane che fa per me, però mi piacciono. Cosa ne penso del Border Collie? Non è il cane che fa per me perché sono davvero troppo, troppo, troppo carichi e carini anche loro, però ecco. Preferisco un hobby che ogni tanto ha uno stop piuttosto che non un border che dopo 12 ore di lavoro ti guarda e ti dice beh, quindi cosa facciamo oggi? Nulla, sciopero. Hobby, sei bellissimo, grazie. Hobby è un amore. Come insegna al cane? Tipo il portami a telecomando? Può tornare utile. Se lo conosci, il 2SEDU è la cosa più figa del mondo per queste cose. In due sessioni gli insegnate la qualunque. Cosa ne penso del Chihuahua? Allora, a me piacciono se non sono microscopici, ma a me piacciono davvero tutti i cani, purché non siano degli ipertipi. Quindi se un Chihuahua ha una misura da cane e non è un ipertipo da traetti, ben venga, cani meravigliosi con un carattere splendido in realtà vanno gestiti bene. Tutti quei cani troppo, troppo piccolo, troppo grande, troppo lungo, troppo corto, troppo naso lungo, troppo senza naso, troppe orecchie lunghe, troppo senza orecchie, i troppo non mi piacciono, ma perché non stanno bene, non vivono bene. Puoi consigliare dei giochi di fiuto, ricerca da fare in casa? Dipende dal cane, non nasconderei solo del cibo, magari potete partire con del cibo, ovvio, è imbarazzante tutto ciò. Però nuovamente dipende da che tipo di cane avete. Io inizierei con uno sniffing pad. Ho fatto un filmato giù con tagliati per i cani, che è il mio hashtag, cerca fiuto, dovrebbe comparirti abbastanza in fretta. Purtroppo non posso ancora metterli per categorie. Io ho un Alaska Malamute, li adoro, enormi. Bassotti Italia standard, che ne pensi? Non so nulla degli standard. Quanto è lunga quella zampa per me fa la differenza. Le mie zampette sono molto corte ed empatizzo con loro, quindi se sono un po' più alti del nanetto proprio, io personalmente preferisco. Capisco che gli allevatori adesso si stanno suicidando con il gas, però secondo me non si può allevare senza pensare al benessere dell'animale. Non ho capito, do... As I do, è inglese, fai come faccio io, cerca su Google, lo trovi, sul mio sito lo trovi, c'è il sito proprio ufficiale doasidoo.it, cerca Claudia Fugazza, cerca Sara Tagliati, trovi tutte le varie, apprendimento sociale sarebbe per l'italiano, è un protocollo estremamente avanzato, sembra facile ma è la cosa più difficile che possiamo insegnare ad un cane. Terrò un due giorni di workshop a Siena a settembre e c'è ancora posto, quindi se vi potesse interessare contattatemi che vi do tutti i riferimenti. Come sono i Boston Terrier? Purtroppo di moda.
e quindi come tali, come anche i bulldog francesi, patiranno la moda. Per lavorare in un daycare è necessario avere un stato di educatore cinofilo? Lo uccido e torno? Bobby, vieni qui. Grazie. Dai, vieni cipollino. Sali. Ho bisogno che sali sul tavolo. Bravissimo. Perché lo facciamo venire su anche a nostro. Dai, seduto bene. Non ti sei... Ma, ok, bravissimo. Molto bravo. Ok. Allora, per lavorare con i cani, tolto il veterinario, non serve nessun tipo di certificazione. Chi vi dice il contrario vi vuole vendere un corso. Non sono d'accordo su questo, però la legge è così. Queste professioni non sono tutelate e si vede da quello che vedete anche su TikTok. Io cerco di non rispondere mai a certe robe, però quando vedo certi filmati io mi domando perché fate così. Bassotto standard si intende per circonferenza del petto, hanno tutte le stesse zampe e statura. Dipende, perché se andate a cercare bassotto dell'allevatore XY e dell'allevatore YZ, vedrete che ci sono delle belle differenze. Spesso però c'è anche un confine nazionale in mezzo, perché l'ENCI lavora in un modo e il relativo ENCI francese o tedesco lavora in un altro, quindi lo standard è molto più elastico di quello che scrivono nei vari patacchini. Del galgo cosa ne pensi? Ma cos'è l'elenco? Mo fate tutti gli elenchi. Non amo per me i cani da caccia, però io quando li ho visti correre, una collega aveva dei galgo ritirati proprio dalle corse, era uno spettacolo da vedere. Non è il cane a cui penso per primo, però ripeto, a me i cani piacciono tutti, quindi... Allora, secondo te, quando il mio cane vede un altro cane, è giusto farlo mettere seduto, aspettare che vada via? No, è formalmente sbagliato, perché tu stai imponendo una comunicazione fra cani, e a meno che tu non abbia ben chiaro chi è il tuo cane e chi è l'altro cane e che cosa si stanno dicendo fra loro due, io evito. Chiedo magari di non disturbarmi se non è il momento di andare a giocare, questo sì, ma da lì a chiedere un seduto, che sembra una cosa innocente e non lo è, ne passa. Come posso non far rabbaiare alle macchine in passeggiata? Guarda, io ho appena interrotto Obi un istante fa, stava abbaiando durante questa diretta. Cosa ho fatto? Gli ho dato un comportamento alternativo. Adesso abbaierà di nuovo perché ho delle signore che stanno guardando dentro le vetrine. Qui c'è un negozio accanto. E, oddio no, farà un disastro fra due secondi. Però come ho fatto ad interromperlo, l'ho chiamato e gli ho chiesto di venire qua. Gli ho chiesto un seduto e mentre parlavo con voi gli ho indotto anche un terra. Ho continuato a restare in contatto fisico con lui, perché questo ha funzionato per farlo zittire, perché è incompatibile a sentire la mia voce e i miei comandi se stai abbaiando, e questo l'ho costruito con l'abitudine. Allora... Un istruttore cinofilo ha detto che chi lavora 8 ore al giorno non dovrebbe prendere i cani, è d'accordo? Sì. Sì, cioè non è una questione proprio di... In realtà è un video che io ho già fatto e io sono scesa parecchio dalle 8 ore e mi hanno mangiato vivo, però non è che si può sempre fare e avere tutto quello che si vuole dalla vita, no, non funziona così. Per me i cani che vengono presi in casa devono ricevere tutto il rispetto e il tempo di cui noi abbiamo a disposizione. Se io sono fuori 8 ore, ho una vita, una casa da sistemare e vivo solo, cioè il cane viene trattato non come dovrebbe, quindi lo lasciamo dov'è che vive meglio. Allora ragazzi, devo salutarvi perché in realtà non pensavo di fare una live, pensavo di fare una semplice sessione di addestramento con Obi, ma ho ricevuto un paio di messaggi sotto e devo proprio rispondere, perché potrebbe essere questione di vita o di morte.
Spero vi sia piaciuto quello che avete visto, non ho tanto spiegato quello che stavo facendo. Caricherò anche questa live su YouTube e ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti, da Ubau e alla prossima, ciao!